Sì, grazie Presidente. A me spiace interrompere l'idillio del consigliere Baldi, da poco tracciato rispetto alle gesta compiute dal Presidente e da tutta quanta la Giunta. Presidente, lei mi perdonerà se invece giudico il suo discorso insufficiente, inadeguato, addirittura veramente evanescente. Quindi tra i tanti meriti che le ascrive Baldi, per me questo discorso non può essere ascritto a merito. Ma perché? E vado subito al sodo. Non si può, Presidente, venire in Consiglio, sollecitato da tutta quanta l'opposizione, anche con il consenso della maggioranza, a riferire su uno dei temi più importanti, più sentiti. Siamo in collegamento con una radio, naturalmente lei sa benissimo che non parla solo ai consiglieri, ma a tutti coloro i quali sono interessati a un argomento essenziale, proprio che scandisce la nostra vita più di tutti, cioè quella delle cure mediche, dell'assistenza e dell'efficienza delle stesse. Beh, non si può, dicevo, venire in Consiglio e trascorrere i primi dieci minuti di introduzione al suo discorso sulla questione dell'influenza e sul fatto che essa rappresenta, anche al di là di statistiche, di dati che lei ha citato, la principale responsabile dell'emergenza e quindi del congestionamento dei pronto soccorso, perché veramente ci aspettavamo, io tra l'altro sono di quegli consiglieri che si aspettava da lei Presidente, quindi non è che non avessi aspettative, perché credo sempre che su questi argomenti si debba sempre tentare un confronto e uno scambio, però quando ci siano dei dati e su delle basi concrete, perché vede Presidente, venire giù dal fortino diciamo che rappresenta la situazione attuale, quindi il suo commissariamento, la cabina di regia, scendere e dire al popolo, cioè adesso qui tutto sta andando meglio, tra l'altro analizzando, io sono stato attento, tra le sue parole ci sono molti, stiamo, diciamo cosiddetta lista di intenti, stiamo vedendo, stiamo considerando, e poi non si dicono delle parole importanti di rassicurazione su temi fondamentali, che dico, se qualcuno ci sta seguendo, sicuramente nel caos, nell'inferno, Presidente, dei pronto soccorso, tutto il resto svanisce. Quello che conta sono la programmazione, delle parole di soluzione, e infatti subito dopo di me ci sarà l'intervento del consigliere Barillari che su basi concrete avanzerà delle proposte partendo dall'analisi di alcuni dati concreti, perché dicevo non si può impegnare un discorso, diciamo, di chi comunque si occupa in prima persona della sanità e quindi di tutto quanto quello che riguarda la sanità su una lista di desiderata, comunque spendere proprio la propria azione sulla nomina apicale, diciamo, di un determinato dirigente rispetto al suo supplente, insomma questi sono margini di un quadro che deve essere invece chiarito nella sua sostanza. Qui abbiamo una situazione di emergenza che si basa fondamentalmente sul disattendere essenzialmente le necessità dei cittadini che vengono abbandonati. Abbiamo, i vari consiglieri lo hanno ricordato, nelle corsie ci sono sali sovraffollate, inappropriatezza delle cure, cioè proprio il sistema. Io mi aspettavo, Presidente, che lei almeno spendesse due parole su due temi fondamentali, che sono la questione che al momento risulta, e cioè che il 70% degli accessi al pronto soccorso sono di persone che sono croniche, quindi affetti da patologie croniche, quindi non in stato, uno stato clinico molto più prolungato, molto più complesso, e quindi non emergenziale, il 30% delle vere e proprie emergenze che vengono trattate inadeguatamente. Se partiamo da questi due dati, poi il discorso può essere sicuramente indirizzato su basi più concrete. Il secondo punto che le rimprovero è lo stordimento, il bombardamento dei dati. Lei sa che per far morire una discussione si riversa su chi, diciamo così, deve ascoltare una mole di dati che non sono né verificabili né controllabili, quindi almeno in questo momento noi abbiamo altri dati, lei ha i suoi. Se ci mettiamo a contendere sulla situazione è chiaro che evidentemente non ne usciamo, però naturalmente lei ne fa un utilizzo a suo favore, quindi dice questo al 70%, nel 2015 riusciremo diciamo, a operare lo sblocco del turnover, però è evidente che è un modo evasivo per poter appunto evitare il tema fondamentale, cioè vorrei sapere qual è la politica, qual è la programmazione, qual è il modo con il quale a distanza breve, media e lunga questa governo intende risolvere il problema dei pronto soccorso. Noi una proposta ce l'abbiamo, quindi sapete, ve l'abbiamo anche più volte comunicata, una proposta che nasce, ci tengo a dirlo, da una
presenza sul territorio, vede consigliere Baldi, a noi non ci è stato riferito da un amico quello che succede in un pronto soccorso, noi ci siamo andati nei pronto soccorso e siamo andati ad assistere sia come diciamo, pazienti sia come direttamente con i nostri occhi e abbiamo visto qual è la situazione, abbiamo parlato, veniamo da un incontro con tutti quanti gli operatori da tantissime parti della regione giunti a dire dei problemi e quindi nonostante questo, Presidente, mi spiace dire, ma i problemi sono tantissimi. Ed è evidente che un atteggiamento veramente operativo, un atteggiamento anche suo, Presidente, molto più aperto, meno posizionato su dati, come dicevo, quindi su questioni propagandistiche, avrebbe giovato sin da subito al dibattito. Perché se no rischia, Presidente, qui chiudo, di diventare un po', mi perdoni la metafora, come chi diceva che Roma brucia e Nerone canta. Che sente bene consigliere.